ripeto, credo che l'innocenza sia un concetto assorbente. Queste persone, sia l'avvocato Quaratino, sia il dottore Giovanni Barone, sono completamente estranei a questa vicenda. Entrano nella maniera più tangenziale, ma io credo che complessivamente la vicenda non abbia una sostanza criminale reale. Ecco, detto molto francamente, credo che il processo riserverà molte sorprese sul piano di chi probabilmente ha commesso azioni criminose. Ma i nostri punti fermi, noi abbiamo puntato tutto sulla istruttoria dibattimento, sull'acquisizione della prova dibattimento, mi sembrava ormai evidente, perché riteniamo che questo sia un processo da, come dire, da vivere tutto a dibattimento. I nostri punti fermi sono innanzitutto una lista testi sicuramente copiosa, significativa, che consentirà per oltre 500 circostanze di smantellare l'impianto accusatorio. Quindi è chiaro che parte da un'acquisizione di testi nostri, parte da un controesame serrato dei testi del pubblico ministero. È un processo che va tutto sviluppato a dibattimento, quindi siamo anche, tra virgolette, ansiosi di iniziare questo dibattimento.